Abbiamo scelto un titolo che è Dalla montagna per la montagna, per indicare che in questi territori che hanno grandi valori territoriali la partenza è in relazione al contesto. È sempre stato così nei secoli. Si costruiva a seconda della rotazione del sole, a seconda degli affacci, della percorrenza dei venti. Oggi si tiene in considerazione tutte queste cose e in più si cerca di portare l'esterno all'interno delle case. E per cui creare degli allestimenti che ricordino i bellissimi paesaggi che sono valdostani ma che sono di tutto l'arco alpino. Qual è il livello di sensibilità da parte dei professionisti per queste tematiche? Molto alto. Il livello di sensibilità è proporzionale al livello di formazione. Poiché il tema della sostenibilità ad ampio spettro è entrato nelle università, i giovani architetti, ingegneri, designer, i giovani professionisti oggi sono allenati anche a spingere l'acceleratore, ne abbiamo bisogno di spingere moltissimo, oggi lo vedremo, verso la sostenibilità allargata. Lei porta in particolare degli esempi concreti qui in Valle d'Aosta. Certo, certo, porto 4 esempi di realizzazione di abitazioni in montagna partendo dall'alta montagna alla media montagna, quindi dai 3600 metri ai 1600 metri. Quali accorgimenti bisogna avere in fase di progettazione per questo tipo di edifici? Bisogna fare i conti sicuramente appunto con la montagna, che è un fattore predominante. Sopra i 1600 metri, dai 2000 in su, tutta l'organizzazione di un cantiere si complica, come anche le autorizzazioni e i processi di realizzazione. Quindi la progettazione deve essere molto attenta perché deve sopportare tutta una serie di condizioni estreme del clima e anche di cantieristica molto limitata nel tempo. Quindi è una progettazione molto specifica che non può essere affrontata come una progettazione urbana.